tante volte mi dico, è bello vivere qui. Anche se tante volte non c'è il tempo di pensare. Se una cosa ti piace, non te ne accorgi, non ci fai caso. Anche se tante volte non ti guardi attorno, perché davanti agli occhi ti svolazzano come pipistrelli dei pensieri neri, la tristezza, la fame, la guerra. E allora pensi solo a mettere un passo dietro l'altro, come faceva la Cile, perché in montagna si va su così, un passo dietro l'altro, passi corti e regolari, un passo dietro l'altro, lo stesso i respiri, brevi a bocca chiusa, brevi a bocca chiusa, e ad un certo punto ti accorgi che sei in cima e sopra hai solamente il cielo! Volevamo ricordare in un certo modo il centenario della Prima Guerra Mondiale. E a Enrico Blatti, che è un musicista, ma è anche un grande appassionato di montagna e anche una nonna friulana, ci ha raccontato una storia a noi sconosciuta, che è la storia delle portatrici carniche, che sono state, erano delle donne che sono state proprio arruolate. E quindi lui l'ha fatto un po' in ricordo anche di una nonna friulana che ha. A noi a questa storia ci siamo appassionate, abbiamo chiesto a Paolo Logli, che è un autore, di scrivere un testo ispirato alla figura delle portatrici carniche, l'ha scritto, ci è piaciuto. E l'abbiamo fatto. E poi all'improvviso qualcuno grida giù! E allora tutti si buttano a terra, faccia nei sassi, e non importa se la polvere si infila in bocca, se le schegge volano da tutte le parti, e sembra quasi che per un attimo il mondo finisca lì. Pater aver gloria, chi si è visto, si è visto. E qualche volta sei anche tentata di dire, ma sì, in fondo è così facile smettere di soffrire. Sono riusciti a portare sulla scena questa storia che io ho raccontato perché conoscevo, perché mia nonna era di quelle parti. È curioso, per esempio, sapere un aneddoto, che l'unica caserma in Italia intestata ad una donna è intestata a una portatrice carnica. Sta a Saluzzo ed è dedicata a questa Maria Plotzner, a Paluzza. Paluzza, perdonami, è in Friuli ed è dedicata a questa portatrice che fu colpita da un cecchino durante la Prima Guerra Mondiale. Loro salivano e quindi questa è una storia di fatica, di montagna, ma anche di amore e per la patria, ma soprattutto per i loro congiunti, per i figli, per i padri. E penso che quando sarà finita e verrà davanti casa, io lo seguirò nel fienile. Sono molto contenta di raccontare nuovamente una storia che parla di donne e in questo spettacolo appunto vedere la guerra dal punto di vista non solo delle madri o delle donne che hanno sofferto per la perdita di uomini, insomma per tutto quello che ha causato la guerra, ma che hanno agito direttamente, quindi arruolate dall'esercito e sono state attive nella guerra. È come centinaia di barili che rotolano giù per le scale. Eccolo! Per me è la prima volta in questo posto a Gerola, non lo conoscevo, confesso, conoscevo la costiera amalfitana, ma questo posto mi mancava. Ed è un'esperienza unica, anche perché io questi posti dove le portatrici carniche hanno trascorso, ahimè, i loro anni peggiori, li ho visitati, quindi mi sento molto coinvolta in questo spettacolo, ovviamente attraverso la musica, però Claudia è un grandissimo aiuto per aiutare me a trasformare il tutto in suoni.